Quando il nostro amico Francesco mi parla della flotta di Nutella, mi viene a dire questa è la Corte Europea dei diritti umani, la CEDU, nata dalla Convenzione Europea del 1950, ratificata da 47 Stati nel 2007, tra le altre piccole cose non ha fatto la Nutella, ma neanche per la sicurezza. Il protocollo numero 7, per ricordarsi, solo una delle piccole cose del protocollo 7 è il processo breve. Cioè, quello che adesso abbiamo sulla testa come processo breve, nel numero 12, protocollo numero 12, è contro la discriminazione. Nel protocollo 13, l'ultima, la più importante, è contro la pena di morte. Cioè, tutti i 47 stati, non c'è intromissione, quello che è sbagliato profondamente è qui, che dicono una pericolosa minaccia nei confronti della tradizione, nonché intromissione nei confronti, hanno tutti ratificato i 47 stati. I 47 stati che hanno firmato non possono applicare la pena di morte, protocollo numero 13. Se poi parliamo di cultura, indubbiamente il crocifisso è parte della cultura cristiana, rispettabilissima. Io lui parlo da cristiano, che parlo del nostro completo. Quindi non ho nessun rapporto con questo simbolo, ed è un simbolo rispettabilissimo, come tutti gli altri simboli, ma non rappresenta, non voglio che mi si riporti questo simbolo come la cultura, come qualcuno ha letto negli ultimi articoli di giornale, di ministri, eccetera. Simbolo della nostra cultura, sì. È uno dei simboli della nostra cultura, potrebbe essere la chiavere, la poeta, simbolo della nostra cultura. Potrebbe essere la Tartaglia, il simbolo della nostra cultura. Cioè, i due limiti, i due maschi, all'interno ci sono mille altre, la Divina Commedia, come si sposi. Cioè, ce ne sono tante che rappresentano la cultura, non può essere uno solo che rappresenta la cultura. Lo Stato laico è quello che garantisce all'interno del suo ordinamento il potere, il diritto di tutti di sentirsi a posto con la propria coscienza. Se questa signora che chiama nel cuore della signora quella finlandese, Lauzi, Soile Lauzi Albertini, Soile Lauzi Albertini, è Veneto, è nata da è sposata in Veneto finlandese, ha voluto fare questi ricorsi e arrivare fino alla Corte Europea dei diritti umani, che ha interpretato in questo sistema. E poi c'è la possibilità del ricorso, quindi non riesco a capire tutta questa discussione. C'è una Camera Superiore all'interno della Corte dei diritti, che può riunirsi e variare, invece di essere 7, di cui uno è italiano. Se ne sono 7, sono 14, e diranno se il ricorso italiano è giusto o non è giusto. Quindi non è attraverso proprio la, le, lo